questa volta scegliere il portabandiera per le Paralimpiadi è stato estremamente complicato, perché sono tantissimi ragazzi che avrebbero, gli atleti, le atlete che avrebbero meritato. Dopodiché la scelta è caduta su Martina per una serie di altre motivazioni, oltre ovviamente il fatto che lei se lo sia conquistata sul campo. La prima donna a scendere sotto i 15 secondi sui 100 metri piani nella categoria amputati, dopo aver battuto 3 volte il proprio record del mondo nell'arco di una medesima stagione agonistica, ma soprattutto è anche perché Martina impersonifica la persona normale, la ragazza che perde una gamba a 18 anni per un incidente stradale, come ahimè tanti ragazzi in questo paese rimangono disabili per incidenti stradali, la ragazza che scopre lo sport e grazie allo sport non perde il sorriso nell'affrontare la vita, torna a studiare, torna all'università e lo fa tutto in maniera molto low profile, perché ci crede, crede nello sport e crede soprattutto nel messaggio che lei stessa da ragazza normale può dare. Quando mi hanno dato la notizia che sarei stata la portabandiera a Rio de Janeiro per le prossime Paralimpiadi, ero sì, incredula e ovviamente felicissima per una cosa così grande, che mi sembra più grande di me, ma che porterò con orgoglio e con grande soddisfazione, nonché emozione, perché già entrare nello stadio olimpico, l'ho provato a Londra, è un'emozione fortissima, figuriamoci per prima con in mano la bandiera d'Italia, rappresentare tutto il paese, tutte le federazioni. Il messaggio che posso dare a chiunque lo ascolti, normodotati e non, è semplicemente quello di credere nelle proprie potenzialità, credere in se stessi e cercare di costruire qualcosa di buono, perché se si comincia da quello che si ha effettivamente, io sono partita da un corpo amputato, ok? Quindi senza mezza gamba io sono arrivata fino qui grazie alla testa e alla determinazione. Questo vale per tutti, secondo me, atleti, non atleti, olimpici, paralimpici.